a tutti da Sonia, vediamo oggi come si fa la meringa all'italiana. È una preparazione di base della pasticceria utilizzata per preparare mousse semifreddi, ma anche per alleggerire creme di vario genere. Gli ingredienti necessari per realizzare la meringa sono pochi e vanno dosati in determinate percentuali, ovvero una parte di acqua, due parti di albume d'uovo e quattro parti di zucchero. Nello specifico, per realizzare poco meno di 900 g di meringa utilizzerò 100 g d'acqua, 200 g di albume e 400 g di zucchero semolato. Iniziamo la preparazione versando in un polsonetto e in una casseruola l'acqua. Uniamo lo zucchero e cuociamo a fiamma moderata fino a raggiungere la temperatura di 121 gradi. Durante questa fase, prima che lo sciroppo raggiunga l'ebollizione, è consigliabile schiumare in modo da eliminare eventuali impurità. Inoltre, per evitare che lo zucchero che schizza sulle pareti della casseruola caramellizza e compromette la preparazione, possiamo di tanto in tanto ripulire le pareti della casseruola con un pennello intinto in poca acqua calda. Possiamo cominciare a montare gli albumi, ai quali aggiungiamo anche un pizzico di sale. Per verificare la giusta temperatura sarà necessario utilizzare un termometro da cucina. Una volta che lo sciroppo di zucchero ha raggiunto i 121 gradi, lo aggiungiamo direttamente sugli albumi che dovranno essere parzialmente montati, aggiungendolo in 2-3 volte. Spegniamo la planetaria, uniamo circa un terzo dello sciroppo, azioniamo a velocità media e lasciamo montare. Continuiamo ad aggiungere lo sciroppo ad intervalli di circa 1 minuto e lasciamo montare fino a completo raffreddamento. Una volta che la meringa è pronta, dovrà presentare una struttura gonfia e compatta tale da poter realizzare il classico becco d'oca, come si dice in gergo tecnico, e allo stesso tempo dovrà essere liscia e lucida. Trasferiamo la meringa in un contenitore, la copriamo con pellicola e la lasciamo raffreddare. Si può preparare la meringa all'italiana anche montando un quarto dello zucchero con gli albumi ed utilizzare poi il rimanente zucchero per preparare lo sciroppo. Un saluto da Sonia e al prossimo video!